Continua l'emergenza incendi in provincia di Enna. Ieri la situazione più critica si è registrata in contrada Bubudello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, forestale e protezione civile per domare le fiamme. Proseguiranno fino a martedì 24 agosto gli open days voluti dalla regione siciliana per incentivare la campagna di vaccinazione contro il Covid. Le somministrazioni, che avverranno prevalentemente con i sieri Pfizer e Moderna, verranno effettuate in tutte le aziende del servizio sanitario regionale, compatibilmente con l'attività programmata dalle stesse per il mese in corso. Decisa presa di posizione dell'amministrazione comunale di Troina contro la soppressione di diversi servizi specialistici e il conseguente depotenziamento del poliambulatorio locale. Con una missiva inviata al direttore generale dell'ASP di Enna Francesco Iudiche e all'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, il sindaco Fabio Venezia e l'assessore alle politiche sociali Silvana Romano esprimono grande preoccupazione e disappunto per l'ormai costante carenza dei servizi sanitari e assistenziali. A Troina è attivo lo sportello di anagrafe sanitaria regionale, dove è possibile effettuare l'iscrizione, la variazione e la cancellazione dell'assistito, scegliere, revocare e cambiare il medico di base e emettere il libretto sanitario. Il direttore generale dell'ASP Francesco Iudiche e il sindaco Fabio Venezia hanno sottoscritto il protocollo d'intesa per l'attivazione dello sportello. L'associazione Proloco di Villa Rosa, in occasione delle festività patronali, celebra l'importante storia mineraria della comunità attraverso un annullo filatelico emesso da Poste Italiane. Il 9 agosto, dalle 15 alle 20, presso la piazza San Giacomo, la cittadinanza e gli appassionati potranno acquistare l'annullo filatelico al costo di un normale francobollo e ricevere una cartolina in omaggio. Il calendario della raccolta differenziata nella città di Enna prevede stasera il conferimento della plastica. Le utenze domestiche sono invitate a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Anche per le utenze non domestiche è prevista per domani mattina la raccolta della plastica, nel pomeriggio la raccolta di umido e cartone. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al nostro sito ennalive.it, per contattare la redazione scrivete a redazione@ennalive.it.